Presidente, bilancio di fine anno, ma questa è stata anche la conferenza stampa di fine mandato. Probabilmente non solo lascia una fondazione in grandissima salute, meglio di come l'ha trovata all'ingresso, ma ci lascia anche un pezzetto di cuore. Sì, sì, sicuramente sì. E per me è motivo di grande emozione dire questo, ma indubbiamente rimarrò sempre vicino alla fondazione anche per dare, poiché tutto il consiglio viene rinnovato ex novo. E siccome le tecniche, cioè le dinamiche nelle fondazioni non sono facili, cercherò di essere vicino, se il nuovo presidente vorrà, al fine di poter seguitare e indirizzare al meglio le future dinamiche di erogazione. Questa mia presenza ci sarà, poi probabile che troverò un altro incarico, che pensionato non voglio fare. Sa già chi sarà il suo successore? No, questo non lo so, questo dipende dalla saggezza del comitato di indirizzo nel scegliere la persona migliore che possa proseguire questo mio percorso del Consiglio di Amministrazione a cui sono di rappresentare. In poche parole, che 2015 è stato? Ottimo, per me, per noi ottimo, però riconosco per noi fondazione, perché se no in generale se fosse stato un 2015 iniziale ripresa, però le nostre riprese ancora sono allo 0,0 virgola. Speriamo che coloro che i nostri politici raccontano si avverino e che la produzione possa riprendere, che Terni possa riprendere, che le promesse natalizie che ci fa l'amministratore Riccardo Morselli si avverino, che la Terni possa riprendere la sua funzione come leader guida. Logicamente speriamo che il mercato acciaio è in crisi. Quindi, ma tutte le imprese vicine, l'indotto che possono essere sostenute. Purtroppo lì la fondazione non può intervenire direttamente, può intervenire sulla formazione, può intervenire sull'università, può intervenire in vari settori, può intervenire sul turismo, ma il sostegno diretto delle imprese, delle cose, purtroppo non può intervenire sempre. Esistono margini di modifica dello statuto? Mi fa una domanda difficile, lo statuto l'abbiamo modificato in questi giorni proprio in direttiva con l'accordo ACRI-MEF, l'abbiamo modificato in questi giorni. Penso che lo statuto è simile a quello dell'Atto 88 fondazioni bancarie che fanno parte del MEF, con cui si prende anche iniziative comuni. Adesso per esempio iniziative col governo nazionale del fare un centro di sussidi alla povertà comune, per cui è un indice che le fondazioni assumono un ruolo sempre più importante, sempre più indipendente, riconosciuti anche però dal Ministero, e questa è una buona cosa perché evita gli appetiti di altre forze di poter accaparrare i nostri patrimoni per scopi diversi e che brucierebbero in poco tempo.